ennesima importantissima attività che nasce dal contributo del Fondo Dotempi, affiancato dal sostegno di Bonprix, per sostenere le donne che purtroppo hanno subito una mastectomia. È così? Esattamente così, siamo molto felici perché è un'iniziativa che va a proseguire, a replicare un'iniziativa già precedente che ha avuto molto riscontro chiaramente nelle donne che hanno questa necessità, perché aiuta a ridurre il trauma del momento in cui c'è stato l'intervento e quindi è sicuramente a livello psicologico un'iniziativa molto importante e positiva. Abbiamo la dottoressa Paduos con noi che ha seguito l'iniziativa e quindi può testimoniare effettivamente questo bisogno, ecco, ecco, delle donne. Certo, dottoressa. Allora, si tratta intanto di una protesi non invasiva, è applicabile veramente da tutte e soprattutto nel primo momento dopo l'intervento è assolutamente, insomma, quasi indispensabile. Sì, è una protesi temporanea che si può dare alle pazienti, diciamo, non dico appena uscite dalla sala operatoria, ma quasi sicuramente alla dimissione. La paziente va a casa non con una dismetria evidente, anche con gli abiti, ma con la possibilità di sembrare, tra virgolette, normale. E questo psicologicamente ha un'importanza non indifferente. Spesso le mastectomie le facciamo a donne molto anziane o a donne con altre patologie, per cui ovviamente persone con delle difficoltà, e questo fatto le aiuta un pochettino a sorreggere meglio il peso della malattia e a sorreggere meglio le terapie che verranno dopo, perché non verranno indicate come donne con un grosso deficit fisiologico, perché l'immagine corporea è molto importante anche a 90 anni, per cui il vedersi menomata è una cosa sicuramente non bella. Allora, quindi stiamo parlando di 200 protesi che sono state donate. Allora, in realtà è quasi un simbolo, perché le attività che il fondo svolge insieme all'azienda sanitaria locale sono veramente molteplici, dai professionisti al laboratorio di anatomia patologica, a una serie di progetti. Quindi, insomma, io mi permetto a nome di tutta la comunità, grazie davvero. Ma sono io che ringrazio tutta la comunità della partecipazione. In questo caso specifico mi permetto di ringraziare Bonprix, perché quando noi chiamiamo e esponiamo un bisogno concreto, ecco, sono sempre molto disponibili e presenti, e quindi, come tante altre aziende del nostro territorio, siamo fortunati a Biella, abbiamo un territorio che risponde molto, e con la sinergia tra fondazioni come la nostra, i partner delle aziende e la direzione sanitaria dell'ospedale, ecco, tutti insieme c'è una sinergia che sa raccogliere questi bisogni e dare delle risposte. Grazie.